Esercizio dell'esame di Stato è uno dei quattro esercizi di cui se ne devono scegliere due, cioè non fa parte dell'esercizio principale. Era una domanda delle quattro da scegliere. Le domande possono essere sia di teoria, cioè spiegare un argomento, sia ulteriori esercizi oltre il primo. In questo caso era un esercizio concatenato di calcolo della marea, incaglio e disincaglio. Andiamo a leggere. Il 2 marzo 2018, in attesa di entrare in porto, una nave con immersione 7,40 m on even keel, vuol dire che 7,40 m sia avanti che al centro che indietro, deve rimanere all'ancora su un basso fondo di 5,6 metri. Attenzione, la mia immersione è 7,40 m, il basso fondo è 5,6 metri. La pressione atmosferica è 1023 ectopascal. I dati della marea sono bassa marea 14,24, altezza bassa marea 1,20 m, ora dell'alta marea 20,33, altezza dell'alta marea 3,60 m. Questi sono i valori tabulari, quindi presi dalle tabelle. Il candidato determini l'istante in cui si può dare fondo all'ancora, avendo 80 centimetri, 0,8 metri di acqua sotto la chiglia. Questo si chiama battente d'acqua, under keel clearance. Alle ore 18:15, probabilmente perché l'ancora ha arato per un forte vento, la nave si incaglia al centro assumendo una nuova immersione di 7,10 metri. Determinare l'istante dell'eventuale disincaglio, la quota del basso fondo relativamente alla zona di incaglio. Fare il grafico, questa è un'annotazione che ho aggiunto io per addestrare i ragazzi a fare il grafico con il metodo dei dodicesimi, scala 0,25 metri un centimetro, che significa 4 centimetri un metro, quindi stiamo parlando della scala delle altezze, e 15 minuti un centimetro per i tempi e approssimare al minuto per eccesso. Dobbiamo usare un foglio a tre, quindi ci serve un foglio a tre. Innanzitutto dobbiamo qui sotto fare, siccome è semplicemente un flusso, dobbiamo fare il calcolo dei sesti e dei dodicesimi. Innanzitutto dobbiamo calcolare quanta distanza c'è, quante ore ci sono dalle 14:24 alle 20:33, quindi delta T uguale 20 e 33 meno 14 e 24 sono 6 ore e 09 minuti. 6 ore e 09 minuti dobbiamo dividerli per 6, quindi delta T diviso 6 uguale 1 ora, 1 minuto e 30 secondi. Poi partendo dalle 14 e 24 e andando verso le 20 e 33 dobbiamo calcolarci, questo lo faremo qui sotto, dobbiamo calcolarci in pratica i sesti, quindi adesso devo scrivere qua 14 e 24, poi 15, 25 e 30, 16, 27, sto aggiungendo 1 minuto e 30, 25 e 30 fa 27, 17, 28 e 30, 18, 30, 19, 31 e 30 e l'ultimo è 20 e 33. Quindi abbiamo fatto il calcolo di un sesto, due sesti di marea, tre sesti, scusate, di tempo, quattro sesti di tempo, cinque sesti di tempo. Ovviamente qua è l'inizio. La bassa marea, scriviamolo, bassa marea, e qui ovviamente l'alta marea. Stiamo parlando di un flusso. Adesso da questa parte facciamo delle linee e ci calcoliamo prima la differenza dell'altezza di marea e poi con il metodo dei dodicesimi ci calcoliamo i corrispondenti valori rispetto a questi tempi. Andiamo a vedere, professore. Allora, 3,60 m. Qua c'è da fare una correzione. Perché? Perché la marea standard è stata tabulata per 1013 ectopascal.
quindi delta pressione atmosferica, noi abbiamo un più 10 ectopascal rispetto alla pressione atmosferica tabulata. Questo significa che questo si trasforma in un delta altezza di marea di meno 10 centimetri. Ricordiamo che un ectopascal corrisponde a un centimetro e quindi un centimetro praticamente inversamente proporzionale. Quando c'è alta marea, scusate, quando c'è alta pressione, è chiaro che la marea cala di 10 centimetri, è come se ci fosse una mano sull'acqua. Quando c'è bassa pressione, la mano si toglie e la marea si alza, quindi sono inversamente proporzionali. Quindi qua in realtà devo mettere 1,1 metri e qui devo mettere 3,5 metri. La differenza di altezza di marea è uguale 3,5 meno 1,1, 2,4 metri. Se io faccio delta H diviso 12, viene dunque diviso 12, 0,2 metri. Quindi questo corrisponde a un dodicesimo. Scriviamolo qua, un dodicesimo. Ovviamente qua dobbiamo riportare 1,1 e qua dobbiamo riportare 3,5. I vari rapporti, le varie corrispondenze sono: un sesto corrisponde a un dodicesimo, due sesti a tre dodicesimi, a un incremento di tre dodicesimi, tre sesti a sei dodicesimi, un incremento di sei dodicesimi, quattro sesti. L'abbiamo fatto tante volte, 9 dodicesimi, 5 sesti, 11 dodicesimi. Quindi qua dobbiamo prendere 0,2, qui aggiungiamo un dodicesimo e viene 1,3. Quindi dobbiamo aggiungere 3 di dodicesimi, sempre a questo è il valore di riferimento, mi raccomando. 3 per 2 fa 0,6, quindi questo è 1,7. 6 per 2 fa 1,2, 1,2, quindi questo è 2,3. 9 per 2 fa 1,8, 1,8 vuol dire questo è 2,9. 11 per 2 fa 2,2, quindi questo è 3,3. Abbiamo scoperto i valori corrispondenti. Con questi valori adesso ci andiamo a fare il grafico di marea rispettando le regole. Che significa, professore? Significa che qua dobbiamo fare un asse, mettiamolo più verticale possibile, un asse verticale in cui ci segniamo le altezze di marea. Scriviamo 4 centimetri corrispondono a un metro. Quindi qua adesso mettiamo l'asse orizzontale. Questo grafico ci servirà per tutto l'esercizio. Qui sotto invece dobbiamo mettere i tempi. Qui scala, un centimetro corrisponde a 15 minuti. Ok? Adesso mettiamo ovviamente qui, scusate se ho spostato il foglio, mettiamo qui ovviamente i centimetri, i metri, scusate, metto 10, ogni 4 centimetri, 1, 2, 3, 4, metto un metro, 1, 2, 3, 4, metto un altro metro, 1, 2, 3, 4, un altro metro. 1, 2, 3, 4, un altro metro. Vuol dire che adesso facendo in maniera molto più leggera i centimetri intermedi, posso mettere anche i valori intermedi. Quindi questo è 0,25, 0,50. 0,75, 1 metro, 1,25, 1,50, 1,75, 2 metri. Ovviamente qua la scala è i metri. Ok,
2,25, 2,50, 2,75, 3 metri. Dobbiamo arrivare fino a 3,5, quindi qua è 3,25, 3,50. Scriviamo pure 3,75, 4 metri. Adesso qui sotto dobbiamo usare la scala, ripeto, un quarto d'ora, un centimetro. Quindi qua possiamo mettere immediatamente prima, vedete, 14 e 24, mettiamo qui le ore 14. E quindi 15, 30, 45, queste sono le ore 15. 15, 30, 45 sono le ore 16. 15, 30, 45 sono le ore 17. 15, 30, 45 sono le ore 18. 15, 30, 45 sono le ore 19. Dobbiamo arrivare fino alle 20:33, quindi ci dovremmo allungare un altro po'. 15, 30, 45 sono le ore 20, 20, 15, 20, 15, 30. Quindi dobbiamo allungare un pochino i tempi. Magari qua invece delle 14 mettiamo le 14:15. Così recuperiamo un po'. Ok, quindi 30, 45. Qui sono le ore 15. Mettiamo così. 15 e 15, 15 e 30, 15 e 45. Qui sono le ore 16. 15 e 15, 15 e 30, 15 e 45. Qui sono le ore 17. 15, 30, 45, le ore 18, 15, 30, 45, le ore 19, 15, 30, 45, le ore 20. Poi qui abbiamo 15 e qui abbiamo 30 e ovviamente qui 45. Ok, abbiamo fatto la scala dei tempi. Adesso dobbiamo mettere tutti i tempi, 14 e 24. Ricordiamo che la metà di 15 minuti è 7 minuti e mezzo, quindi qua è 24, è 20, questo è 22 e mezzo, 24, un po' più della metà, e tiriamo su. Poi abbiamo 15, 25 e 30. 15, 15, questo è 22, 25 e 30 un po' più in qua. Ecco qua la seconda linea. Poi 16 e 27. 27. Mettiamoci sopra. Adesso dobbiamo andare alle 17, 28 e 30. Alle 18 e 30 spaccate. Poi alle 19:31, e infine alle 20:33. Le 20:33 deve essere più lungo possibile perché è il valore di alta marea. Una volta fatto questo, dobbiamo mettere i valori usando la scala. Attenzione, professore. Usiamo la scala, moltiplichiamo per 4, questo è 4,4 centimetri, questo è 5,2 centimetri, questo è 4, 7 per 4, 28, 6,8 centimetri, questo è, moltiplicando per 4, 4, 2, 8, 4 per 3, 12, 9,2 centimetri. Questo è 3 per 4 fa 12, quindi 12 sarebbero 11,6 centimetri.
3,3 per 4, andiamo a vedere quant'è. 3,3 per 4 uguale 13,2 centimetri. E l'ultimo 3,5 per 4 sono 14 centimetri. Così ci siamo fatti la scala in centimetri. 4,4 primo punto, secondo punto 5,2. Poi 6,8 poi 9,2 poi 11,6 qui mettiamo 1,6 e dall'altra parte mettiamo 10. Infine 13,2, 3,2 di qua e ecco qui, e l'ultimo è 14, metto qui 4 e da questa parte devo mettere 10. Quindi come vedete abbiamo fatto il grafico di marea. Adesso con un po' di, possiamo farlo anche con un righello, ma preferisco farlo a mano. Per dare l'idea anche di una curva, ecco qui il flusso nella scala che ci è stata richiesta. Adesso qui sopra dobbiamo fare un disegno, dobbiamo fare il disegno della nave. Andiamo ad analizzare. Noi abbiamo in realtà, scriviamolo bene qui, facciamo la nave magari della sua sezione centrale perché intanto è on even keel. Abbiamo una necessità di avere 7,40 m uguale 7,4 metri e poi 0,8 metri di 8 metri di under keel clearance di battente d'acqua. Benissimo, vuol dire che questo deve essere il fondo, però abbiamo un chart datum di 5,6 metri e dobbiamo raggiungere 7,4, faccio con la calcolatrice per essere più preciso, più 0,8 per essere sicuro anche dei calcoli che faccio a mente, 8,2 è il totale e deve essere 8,2 anche dall'altra parte, quindi oltre al chart datum io devo avere meno 5,6, una marea di 2,6, marea uguale 2,6 metri. Quindi qua ci viene richiesto l'istante in cui si può dare fondo all'ancora avendo 80 centimetri di acqua sotto la chiglia, 0,8 metri di acqua sotto la chiglia, quindi qua devo scegliere 2,6. Se io lo moltiplico per 4, 2,6 per 4 mi fa 10,4. Quindi qua 10 centimetri metto 0,4 qui, questo è esattamente 2,6. Però, professore, fallo di un altro colore perché questa è la marea di sicurezza. Adesso mi metto, guardate, questo 2,6, mi metto con la squadretta perpendicolare e andiamo a determinare il momento in cui, aiutandomi con quest'altra per carità, il momento in cui la marea che mi serve incontra la curva. Sarebbe poi il momento in cui si verifica questo valore di marea. Una volta trovato questo momento, lo cerchiamo, andiamo sempre a 90 gradi, mi raccomando, a controllare qual è l'orario. Eccolo qui, guardate, questo è l'orario scendendo giù in verticale.
vediamo un po', potrei scrivere 17 e 59. Quindi la prima cosa, abbiamo scoperto che è le 17 e 59. Andiamo avanti, alle ore 18:15, questo è importante, dovremmo fare un altro disegno, probabilmente perché l'ancora ha arato per un forte vento, la nave si incaglia al centro assumendo una nuova immersione TM determinare. Adesso prima di vedere le domande, dobbiamo vedere quant'era la marea alle 18:15, quindi dobbiamo fare il percorso inverso con la squadretta, ci mettiamo in corrispondenza esattamente delle 18:15 e ci andiamo a misurare questo valore di marea. È facile perché, professore, sempre per il discorso della scala in centimetri, andiamo a leggere. Qui metto 10 e quindi sono 11,1 centimetri. Vedete? 11,1 centimetri, facciamo 11,1 diviso 4 sono 2,775 centimetri. Scriviamo qua marea qui, quindi punto, mettiamo un asterisco, 2,775 centimetri. Ok? Abbiamo stabilito questo. Perfetto. Che cosa è successo alle 18:15? Prendiamo la nostra penna nera. Eccola qua, andiamo a fare il disegno. Ci siamo incagliati su un basso fondale di fango e la nostra immersione, vedete, è diventata 7,1. Sappiamo però che la marea è 2,775, quindi qua scriviamolo, anche se non lo sto facendo in scala. Io ho marea uguale 2,775 metri, quindi metri, professore, 2,775 metri. Quant'è il chart datum in questo punto? È chiaro che non c'è più il battente d'acqua perché mi sono incagliato, quindi qua dobbiamo scoprire quant'è il chart datum. E come si fa, professore? 7,1 metri, so che è dal basso fondale fino alla linea dell'acqua. Devo togliergli la marea delle 18:15, che se sono le ore 18:15. Ok? Quindi con la calcolatrice facciamo 7,1 meno, andiamo a leggere, 2,775 uguale 4,325. Quindi scriviamo qui il valore, la quota del basso fondo, chart datum uguale 4,325. Abbiamo fatto, qui ci potrebbe essere una critica giustificata, tutte le misurazioni degli orari a parte 18:15, queste le abbiamo fatte a occhio, vedete, un minuto prima delle 18. Stiamo facendo delle approssimazioni che poi si ridurranno al minuto. Anche qui 2,775 perché abbiamo letto, facendo il disegno con la penna è un po' più spesso che con la matita, abbiamo letto 11,1. È chiaro che il ragazzo può venire 11,2 e quindi qua essere 2,8, nessun problema. L'importante è che si avvicinino tutti più o meno a questo risultato. Chart datum 4,325. Attenzione, qual è il problema? Io ho bisogno di una immersione, cioè di avere un'immersione di 7,4 metri. Siamo d'accordo? 7,4 metri in realtà mi permette di iniziare a disincagliare. Quindi dal momento in cui io riavrò questa immersione potrò iniziare a disincagliare. Chiaro che non avviene in quel momento. Pensate a un incaglio su fango, a un infangamento o un insabbiamento. Qua ci può essere fango, qua pure ci può essere sabbia.
Se l'incaglio è avvenuto al centro, è molto probabile che siano o fango o sabbia, e quindi si crea una specie di no, attrito, scusate, di unione tra lo scafo e la sabbia. Lo scafo va a finire dentro il banco di fango, il banco di sabbia. Quindi, quando io ho di nuovo una spinta idrostatica, grazie all'aumento della marea che mi permette di essere a 7,4, posso iniziare, cioè da quel momento in poi posso sperare che la nave si sollevi dal basso fondale. Quindi che devo fare, professore? Questi sono 2,775 e io ho 7,1. A questo posto ci dovrebbe essere 7,4. D'accordo? Quindi quanti centimetri mancano? Mancano 30 centimetri. Differenza di differenza di immersione uguale 7,4, che è quella necessaria, metri meno 7,1 metri e chiaramente sono uguali a 0,3 metri. Quindi ho bisogno di un incremento di marea da questo valore 0,3 metri. E scriviamolo qua, incremento di marea uguale 2,775 più metri più 0,3 metri uguale, andiamo a leggere, sono 3,075 metri. In questo caso moltiplichiamo 3,075 per 4 uguale, sono 12,3 centimetri. Questi sono 12 virgola 3 centimetri. Ok, quindi dovrei verificare adesso quando 12,3, vedete, si verifica. Adesso come si fa questa cosa? Si dovrebbe mettere il punto di 12,3, mettiamolo qua. Lo posso mettere su uno qualsiasi degli assi verticali, eccolo. E poi in orizzontale andare a verificare con la scodetta a 90 gradi quando si verifica. Ok, questi sono 3,075 metri. Una volta identificato il momento esatto, ci metto un altro cerchio intorno e scendendo verso le ore trovo da quale attimo posso, la nave si deve disincagliare. Ok, quindi qua posso scrivere qui 14,45 più 7,5 sono le 14,52, esattamente a metà. Qua posso dire che siano le 18 e 55, secondo meno, secondo più. Quindi qua scriviamo l'istante eventuale disincaglio 18 e 55. E scriviamolo meglio, professore, a partire dalle 18 e 55. Eccolo fatto. Ecco fatto, con un bel disegno, col grafico di dodicesimi, si poteva fare anche con le formule analitiche e veniva sicuramente più preciso, avremmo avuto la precisione dei secondi, però più o meno a bordo va bene così, nel senso che ho i minuti, l'approssimazione di qualche minuto, però va bene così. Questo è un esercizio dell'esame di Stato. Fattibile, avete visto che ci abbiamo messo circa 25 minuti, quindi con molta calma, controllando i dati, si può fare tranquillamente.